Ciao ragazzi, buon pomeriggio. Questa è un'intervista che sto facendo per Nefi. Io sono Manuela Viccione e prendo questa intervista come se fosse una stories che io giornalmente faccio. Sono a casa e cercherò di rispondere a tutte le domande che Nefi mi ha posto. Come si diventa influencer? Beh, come si diventa influencer? Non ho la pillola o la bacchetta magica, però posso dire che secondo me è importante mostrare quello che siamo, noi stessi, la nostra quotidianità nella maniera più reale e vera possibile. Questo mi sento di dirvi. Rispondo alla seconda domanda che Nefi mi ha posto. La presenza è importante? Beh, diciamo che la presenza ci determina, la presenza fa capire a primo impatto chi persona vogliamo mostrare, quindi è una cosa che si ferma all'apparenza, poi il nostro meglio, il nostro carattere dobbiamo mettercelo dopo e fa parte poi di quello che siamo. L'altra domanda che Nefi mi pone è se tuo marito ti sostiene oppure ne è contrario. Diciamo che lui è contento anche ai primi tempi che io mi approcciavo a questo mondo dei social, lui era molto favorevole e vede che mi diverto in qualche modo, quindi assolutamente mi sostiene. Un'altra domanda che Nefi mi pone è quali argomenti interessano ai tuoi follower? I miei follower sono interessati alla mia quotidianità, poi ogni giorno cerco di trattare tematiche diverse e soprattutto di moda e viaggi, outfit, dress code, quindi questi argomenti e anche argomenti super caldi, argomenti che sono di consuetudine, quindi anche notizie, cerco di parlare di un po' di tutto. Post video stories, quali sono le differenze perché scegliere l'una o l'altra? Se posso permettervi di darvi un consiglio, per chi si affaccia a questo mondo o chi vuole un consiglio, fate tantissime stories perché innanzitutto rappresentano quello che state facendo in quell'istante e poi l'utente ha più possibilità di interagire con voi o con delle emotion o con delle frasi o con dei pensieri che siano forti oppure meno forti, ma si sentono più vicino e molto più coinvolti, quindi cercate di fare tante stories oltre ai post. Le stories le ritengo di assoluta importanza, quindi mi raccomando, fate le stories. Quale sarà secondo te il futuro della rete? Il futuro della rete, secondo me, si svilupperà sempre, diciamo in maniera espansiva, quindi io credo molto nei social e penso che i social possono anche essere d'aiuto se utilizzati, insomma, con criterio e ovviamente intelligenza, come tutte le cose. L'altra domanda che Nefi mi pone è qual è stato il momento nel quale ti sei stupita di questo lavoro? Il momento che mi sono stupita di questo lavoro è senz'altro quello recente, di qualche mese fa, è quello di essere stata invitata grazie a Instagram a Sanremo. Sanremo è stata un'esperienza unica, un'esperienza che non dimenticherò mai e quindi io credo che questo mi abbia dato qualcosa in più e sto lavorando anche tanto grazie a questo. Siamo giunti alla fine dell'intervista che Nefi e le domande che Nefi mi pone. E ve la leggo. Quali sono i tuoi progetti futuri? Beh, i miei progetti futuri ce ne sono tantissimi, c'è la radio, ci sono le riviste, ci sono degli shooting, degli eventi come Sanremo. Quindi ce ne sarà uno a brevissimo importante che per me è un sogno soltanto poterci partecipare. Quindi vi invito a seguire Manuela Viccione, seguite Nefi perché ne vedrete delle belle. Con questo vi bacio e vi saluto. Grazie per questa bellissima opportunità. Ciao!